Beh, rivedersi in TV sicuramente per due persone che non sono mai state in TV è sempre un'esperienza un po' particolare, però secondo me, parlo personalmente, forse la prima puntata è stata abbastanza, diciamo, strana, poi ci siamo un po' presi, abbiamo un po' preso l'abitudine. Sulle scelte che, parlo sempre personalmente, abbiamo fatto, ci sono forse delle cose che a mente fredda non farei o delle cose che farei diversamente, però tutto sommato se il viaggio è andato così significa che tutto quello che abbiamo fatto forse era giusto farlo come l'abbiamo fatto. Concordo. Volevo che persiani mistico, perché sono una strega la figlia, quindi io amo follemente, sembra un racconto medievale, invece sono una famiglia italiana e mezzo iraniana. Invece quelli espatriati, in realtà loro poi sono due bravissimi ragazzi, cioè perché poi il problema è beh, quello che dicevo anch'io a lui, lui poi ovviamente non lo sto paragonando con Pascal per carità. Ma mentre se io sono in gara, sono senza la gara, io sono sempre lo stesso in qualunque condizione, sotto la pioggia, io così sono e così sto. Quando uno è competitivo, la gara può diventare, può far trasformare le persone e Pascal proprio degenerava, ecco. Arrivava a livelli di antipatia, ma proprio, cioè, ti tirava fuori veramente il peggio perché ti infastidivi, per i suoi comportamenti, molto spesso anche poco leali, quindi soprattutto quello mi urtava. Io quando ho nuotato. Però sfortunatamente ce l'ha fatta. L'ho mandato per liberarmene. Perché non avevo più fiato e poi siamo saliti sul rischio. Cocco ha rotto il rischio, non si vede questo, e quindi io devo pedalare anche per lui. Quindi, tipo, non ho parlato per le 2 ore successive perché non avevo più fiato. E sono stato. Io mi ero vestito perché non riuscivo neanche a vestirmi, stavo proprio perdendo i sensi. Brasile, tutta la Brasile, vita. vabbè. Ma in Perù neanche ci torno. Ma non è tanto, ma no, ma non è tanto quella, è No, proprio una scherzo. lotta impari. A parte che è una lotta Brasile impari, ma poi è una cosa. fare il viaggio di Pechino Express, almeno per me, ma credo in realtà anche per chiunque, vedi delle cose bellissime, eccetera, ma non riesci ad apprezzare, vedi il panorama, cioè stai morendo di fame, cioè, se c'è un panorama o no, io sto pensando che ho fame, cioè nel senso, comunque Certo. è come quando si va in un bellissimo negozio ma ti rapinano, cioè che il negozio sia bello, la difficoltà a me ha tolto la vista, io ho fatto le gradinate del Mirador del Condor e non ho mai visto il Mirador. Perché ero così, non l'ho guardato, e quindi l'ho visto poi in TV. Ciao TV Ciao Zoo. TVZoo. Sembriamo quelli di Striscia. Pinna, A Cocco. voi la linea. A voi la linea studio.